Io ho il gradito compito di portare il contributo della Regione con uno strumento che non rientra tra quelli, come dire, ordinari e curriculari su cui stiamo riflettendo ora. È uno strumento che ha carattere innovativo ed è uno di quelli sui quali la Regione sta particolarmente investendo. Stiamo parlando di REORG. REORG è un kit elaborato da ICROM per a firma di Gaël de Guichen, che ne ha promosso la codificazione, anzitutto insomma la formazione, lo sviluppo e la codificazione, e ha l'obiettivo di introdurre nei musei strumenti di gestione scientifica dei depositi museali, strumenti di gestione e strumenti di riordino. Quindi questa è l'esperienza che l'Emilia Romagna ha introdotto in Italia come esperienza pilota, possiamo dire. E naturalmente, ora vado veloce, ci sono una serie di appuntamenti che hanno portato alla edizione a cui stiamo lavorando ora, che è la seconda edizione, e lo che ecco, a breve, proprio è una questione di giorni, dal 3 al 6 ottobre ci sarà la fase conclusiva con un'esperienza in residenza a Gattatico presso Casa Cervi, che permetterà di accreditare, quindi di abilitare al corso REORG 24 professionisti museali della Regione Emilia-Romagna. Qual è stato lo start? Noi siamo partiti naturalmente dal convegno di ICOM Matera 2019, a cui hanno partecipato una serie di persone che hanno poi determinato questa occasione, questa specialità, il fatto che si sia dato vita in Emilia-Romagna all'esperienza REORG. Emilia-Romagna accetta la sfida, potete vedere nell'anno stesso, nel 2019, e nel 2021 parte la prima esperienza. È un corso formativo per professionisti museali e viene elaborato per la prima volta, quindi con un forte carattere sperimentale, mediante webinar e quindi sostanzialmente con lezioni da remoto, e quindi con un grosso investimento formativo sia per quanto riguarda le piattaforme digitali sia per quanto riguarda lo sviluppo della didattica, in modo tale da rendere accessibile ad una platea plurale di professionisti museali. Vale a dire, il concept non è ordinare il deposito museale di una singola istituzione, il concept è introdurre modalità gestionali e metodologie che possano essere un linguaggio condiviso, e per questo la Regione ha fatto la scelta di rivolgersi a istituzioni a diversa titolarità, dallo Stato all'ente locale, alla Fondazione, al Museo Diocesano di ente religioso, al privato. Questo permette di creare un linguaggio condiviso, una trasversalità che è il fondamento del lavoro in squadra, e questo è il passaggio ulteriore, per legarci all'intervento che ci ha preceduto, per il lavoro in squadra. Parte con, come potete vedere, il programma, i risultati introducono 10 musei che hanno portato a registro un primo progetto sperimentale di REORG, 2 musei hanno implementato attraverso l'intervento di riordino e 23 professionisti abilitati per una prima, per una prima edizione. La fase di implementazione si svolgerà presso i musei civici di Modena, che hanno raccolte estremamente complesse con tipologie di beni differenziati, più conservatori, e il programma si svolge nell'arco di una settimana, 5 giorni, uno dei quali è riservato invece al Museo Civico di Cento.
siamo, per intenderci, nell'area del cratere del sisma. Questo non è irrilevante. Modena raggiunge una serie di obiettivi che sono variamente declinati. Il primo, e quello più macro, rappresenta l'accorpamento dei nuclei di collezione, quindi in un deposito che è esternalizzato rispetto al museo, che è in periferia e quindi c'è un diaframma di diversi chilometri, e ha nuclei di collezioni diversificate, era di primaria importanza creare accorpamenti sui nuclei di collezione in modo tale che ci fosse un'unitarietà al suo interno. È stato elaborato un percorso di funzionalizzazione della collezione di marionette che partivano da una condizione di scaffalature e parchettature, e siamo arrivati a un modello che poi vedremo, in modo tale da avere una modalità conservativa differenziata che contemperi sia la posizione statica sostanzialmente in orizzontale, sia la trazione in verticale. Un altro vantaggio, diciamo così, acquisito è la riorganizzazione dei beni plumari accessibili in cassettiera, quindi tutti quanti revisionati e resi accessibili in forma ordinata, e quindi questo ci fa già capire come il percorso di riordino non possa esimersi dalla ricognizione inventariale. Poi la riorganizzazione delle armi in asta che passano da una condizione di raccolta, di rassemblement complessivo ad una applicazione a griglia con distinzione individuale e possibilità di reperimento immediato, univoco, unilaterale. Poi abbiamo la riorganizzazione dei reperti ceramici con un check inventariale ante e post, e questo ci ha permesso di vedere come il check inventariale fatto in via preliminare abbia favorito le operazioni di riordino, quindi anche in termini di tempistica e di logistica l'investimento preliminare fatto sulla ricognizione inventariale ha dato esito positivo e si è dimostrato più performante rispetto agli spazi nei quali la ricognizione inventariale è stata fatta ex post. Quindi questo è intanto un primo dato che possiamo acquisire. Poi in diverso colore vediamo altre due accessioni che riguardano gli sviluppi successivi all'implementazione di REORG. Abbiamo anzitutto la pubblicazione del progetto sul deposito interrato dei reperti archeologici Lapidei, che è un progetto estremamente avanzato e dai tratti pionieristici, che opera naturalmente su beni, su reperti studiati, inventariati, ma che presentano caratteri di serialità e naturalmente che non abbiano una funzione estetica, come i laterizi, insomma i materiali che sono in sequenze seriali. E questo la pubblicazione di questo lavoro ha permesso di rendere disponibile un processo che adesso è appunto consultabile. E poi un ultimo sviluppo: i conservatori dei musei civici di Modena hanno sviluppato un laboratorio di archeologia che è stato inserito nel piano didattico della seconda edizione di REORG. Quindi questo ha permesso di creare un percorso a cascata con un'irradiazione dalla prima edizione alla seconda edizione, con la creazione di reti relazionali orizzontali e condivise senza dover necessariamente passare dalla
come dire, da una ratifica istituzionale, diciamo è una forma di creazione della comunità dal basso. Ecco, qui vedete l'esempio della funzionalizzazione della collezione delle marionette con una parte in orizzontale dove la singola marionetta comunque è immediatamente individuabile, non è coperta da altro, quindi non c'è la sovrapposizione, un nascondimento, e invece la parte alta è stata elaborata, naturalmente pensata, progettata e sviluppata proprio per la trazione verticale. E qui chiudo con un'immagine di gruppo, questo però ci dà la misura del dispiegamento di forze che si ottiene con un lavoro di squadra così poderoso con con professionisti museali provenienti dall'intero territorio regionale. Aggiungo anche che la prima edizione di REORG è stata capitanata da Gaël de Guichen, quindi abbiamo avuto un battesimo di fuoco. Siamo molto orgogliosi nel dire che la seconda edizione è passata alla staffetta generazionale con le formatrici che hanno lavorato di supporto alla prima edizione. Per quanto riguarda invece la Pinacoteca Civica di Cento, che è uno dei cantieri museali più attesi nella nostra regione e che si appresta all'inaugurazione dopo gli interventi strutturali a seguito del sisma del 2012, si è lavorato sul riordino del deposito della collezione Aroldo Bonzagni, con degli obiettivi vistosissimi che consistono nel superamento delle opere a terra e nell'esposizione a parete nello stesso ambito dove noi abbiamo i depositi, con l'immediata accessibilità delle opere a deposito. È chiaro che aver potuto fare un'esperienza in residenza nella Pinacoteca Civica di Cento e in un cantiere sostanzialmente che si sta misurando con le sfide del Museo del Terzo Millennio ha portato effetti virtuosi anche su tutto su tutti gli aspetti di riorganizzazione museale, e quindi questo è stato senz'altro un aspetto virtuoso. Andiamo a Bentivoglio, il Museo della Civiltà Contadina, dove il riordino è stato implementato su una parte del capannone sede del deposito, ma con con un esito davvero sorprendente, perché in occasione della Di Arte Fiera nel 2022 è stata stabilita un'alleanza e nella sezione di Art Week è stata realizzata un'installazione a Palazzo Malvezzi a Bologna. Quindi questo ci fa capire anche come che curioso cortocircuito tra le opere, i manufatti, i beni che provengono dal Museo della Civiltà Contadina e che naturalmente esprimono una loro serialità, in un contesto invece nel quale il pubblico e l'uditorio è concentrato sull'arte contemporanea. Questo è un esito davvero sorprendente che deve farci riflettere anche sulla capacità di problem solving e sull'energia creativa che un metodo come REORG è in grado di stimolare. Opla, ho saltato un passaggio, scusate. Siamo sempre un po' strettini coi tempi. Sì, sì, vado subito verso la conclusione. Ecco, invece in programma c'è il riordino dei tessuti condizionati in cassettiera. A San Mauro Pascoli il progetto REORG, così come è stato redatto, è stato candidato e finanziato all'Art Bonus. A Cesena
è stato fatto un lavoro molto importante di riordino completo dei depositi e qui non si può non passare dalla ricognizione inventariale. Siamo nel deposito di concentramento della soprintendenza presso San Domenico a Cesena e riordino ha consentito un recupero di spazio almeno quantificabile nel 30% e ha permesso di introdurre gli strumenti di management allineandoli allineando i dati al percorso di riordino. E ad ora abbiamo in programmazione il riordino di una seconda stanza. Parte l'edizione successiva, qui abbiamo gli strumenti, altri 10 musei, 10, parlo di musei ma in realtà sono realtà assortite, c'è anche il deposito della soprintendenza di Bologna con sede a Claterna. E abbiamo appunto, come vi dicevo, a breve. Poi, naturalmente i risultati sono oggetto di prossima restituzione perché siamo al lavoro. Quello però che possiamo anticipare è che Reorg si è dimostrato uno strumento utile anche agli effetti dell'alluvione, dell'emergenza alluvionale. Noi abbiamo avuto due musei che sono stati interessati dall'alluvione e che hanno subito variamente danni diversi e ci siamo resi conto come il REORG permetta anche di mettere a punto elementi metodologici che permettono di essere al riparo o comunque di limitare il rischio in ambito sia del sisma che degli eventi catastrofici come appunto l'alluvione. Venendo velocemente agli strumenti di gestione che ci aiutano sempre agli effetti di un'intersezione tra lo strumento REORG e la ricognizione inventariale, possiamo certamente riassumere in questi tre punti. Noi abbiamo attraverso REORG una gestione delle riserve che entra in modalità manageriale e lo fa attraverso sostanzialmente tre punti. Una, la classificazione degli oggetti in categorie. Due, l'attivazione di checklist, queste liste di controllo. E tre, il percorso di autovalutazione. Con le categorie noi abbiamo un'analisi delle collezioni attraverso la suddivisione. Intanto vedete c'è una prima grande discriminazione tra gli oggetti a tre dimensioni e quelli a due dimensioni. Quelli a due dimensioni sono meno complessi, quelli a tre dimensioni richiedono più valutazioni che chiamano in causa ovviamente l'ingombro, il peso e di conseguenza anche il numero di persone per la movimentazione e la manipolazione. Le checklist invece introducono degli strumenti, sono mutuati proprio dal management perché propongono una forma di gestione controllata del deposito con la valutazione di ingressi, tempo, cioè l'orario in cui entro, il tempo che una valutazione preventiva del tempo che io impiego per fare l'operazione che mi sono data e una valutazione consuntiva con il tempo effettivo. Questo è uno strumento che si rivela molto efficace nel momento in cui dobbiamo sottoporre un progetto ai decisori e questo ci dà l'opportunità di avere un micro business plan, diciamo così, per quanto riguarda un progetto di messa in valore e che consideri anche naturalmente l'accessibilità, la possibilità di
fruizione pubblica, quindi insomma gli strumenti per la messa in valore dei depositi possono essere tanti. Infine l'autovalutazione, per quanto riguarda la situazione dell'Emilia Romagna abbiamo riscontrato che come dire, il percorso di autovalutazione attesta una sorta di medietà, nel senso che molto è stato fatto, i livelli non sono quelli di eccellenza, quello che manca per lo più sono gli strumenti di gestione, quindi alle volte manca il referente, non è, manca il documento scritto, quindi un regolamento che disciplini l'accesso e la gestione del deposito e un registro d'ingresso. Quindi per lo più come dire, le lacune sono proprio sui processi di management. Alcune in grande velocità gli obiettivi di reorg possono essere sintetizzati, perché naturalmente la ricognizione inventariale è un esito, è un effetto, quindi noi ci intersechiamo su questa riflessione. In realtà gli obiettivi sono un'estrazione rapida, il monitoraggio indiretto e il riscontro inventariale. Quindi l'obiettivo è proprio quello di un'estrazione in meno di 3 minuti, spostando non più di 3 oggetti. Il monitoraggio deriva dall'allineamento dei dati. Questo può apparire lapalissiano, ma se noi pensiamo a cosa significa una ricognizione inventariale, capiamo bene che allineare i dati è un lavoro ed è anche da quantificare. Quindi la ricognizione inventariale possiamo dire che mette insieme il prima e il dopo, e agli effetti di reorg abbiamo visto che permette anche di acquisire delle novità. Abbiamo avuto delle trovaglie, dei pizzini, delle pezze d'appoggio di cui si ignorava l'esistenza, ritrovati in posti insospettabili. Quindi diciamo che la reorg permette davvero di mettere a registro e quindi di allineare e fare un punto zero tra un prima e un dopo. Arriviamo ai crediti, questo naturalmente, come tutti i progetti, è un progetto collegiale che ha interessato tante persone, e devo partire da Margherita Sani e Antonella Salvi, che hanno dato vita alla prima edizione, con Gaël de Guichen, Valérie Magar, Isabelle Vergier per ICROM, e naturalmente poi la seconda edizione invece si è svolta in collaborazione con ICOM, e in particolare mi corre l'obbligo di una menzione nei confronti di Giorgia Bonesso e Sonia Cagliaro, alle quali dobbiamo tutta la didattica e l'organizzazione nel vivo del progetto. Poi l'altro ringraziamento è a voi per la vostra attenzione e alla Regione Emilia-Romagna che ha reso possibile questa avventura. Grazie.